Più forti del destino, le anticipazioni della seconda puntata. Vedremo che Rosalia si risveglierà a casa di Donna Elvira, cercherà di scappare, ma i domestici la fermano. Ha il volto sfigurato e dopo aver visto la sua faccia perde i sensi. Al suo risveglio Elvira le parla e le propone di prendere il posto di sua figlia Margherita, che è morta nell'incendio. Con il volto sfigurato, nessuno dovrebbe avere problemi a sospettare che lei non sia Margherita. Donna Elvira non vuole che il genero si impossessi del patrimonio della figlia e del piccolo Tommaso. Dà 24 ore di tempo all'ex domestica per pensarci. Se accettasse, avrebbe in cambio una vita lussuosa. E così Rosalia decide di accettare e vengono celebrati i suoi funerali. Tommaso però si rende conto che la donna dal volto sfigurato non è sua madre, ma lui e la finta mamma fanno un accordo. Il piccolo non dirà a nessuno la verità. Ma a fine puntata il personaggio interpretato da Laura Chiatti scopre di essere incinta. Riguardo ad Arianna, nella prima puntata si è finta morta per sfuggire al marito e per poter riprendere sua figlia e scappare a Roma. Nella seconda puntata, però, Guglielmo vede un identikit di una ladra che aveva tentato di rubare dei gioielli dalla cassaforte e questa ladra assomiglia fortemente alla moglie e quindi capisce che Arianna non è morta, ma sta solo fingendo. Costanza scopre una verità sconvolgente riguardo al fidanzato Antonio. È lui stesso a confessarle la verità, ovvero la notte dell'incendio ha spinto Rosalia in mezzo alle fiamme, non perché volesse farle del male, ma perché è stato preso dal panico. Costanza vorrebbe non sposarlo più, anche perché è innamorata dell'anarchico libero. Purtroppo però viene a sapere dal padre che la sua famiglia ha fatto degli investimenti sbagliati, in quanto è stata mal consigliata. Così sposare Antonio sembra l'unica possibilità per non far vivere la famiglia nella povertà. Nonostante non lasci Antonio, Costanza passa la notte col Libero, l'uomo di cui è innamorata.